Contratti terziario incroceranno le braccia il prossimo 22 dicembre gli oltre 350.000 lavoratori della distribuzione moderna organizzata e della distribuzione cooperativa. Lo sciopero indetto congiuntamente dalle federazioni di categoria Filcams CGL, Fisascat, CISL e Wiltux è finalizzato a sollecitare un avanzamento dei negoziati di rinnovo contrattuale atteso da 4 anni dai 70.000 lavoratori del sistema cooperativo e per definire il primo contratto nazionale di lavoro applicato ai circa 300.000 addetti della distribuzione moderna organizzata. Per la Fisascat, che ha proclamato lo sciopero per l'intero turno di lavoro del 22 dicembre, è urgente porre fine allo stallo negoziale e definire nuovi contratti nazionali di lavoro. Un rinnovo di contratto che noi rivendichiamo da anni, da tempo, e che è necessario portare avanti. Lo sciopero servirà sicuramente a dare una smossa ad una situazione di difficoltà che si è creata in questi tempi, anche in termini di relazioni sindacali, ma che dovrà soprattutto puntare a dar giustizia in un settore dove sono impegnati molte persone, molti giovani, anche donne e lavoratori che da anni non vedono il rinnovo del loro contratto. Commercio e deregulation prosegue la mobilitazione contro le aperture nelle giornate di festività. Numerose le iniziative di protesta indette unitariamente a livello territoriale contro l'applicazione scellerata delle liberalizzazioni selvagge e contro le aperture commerciali nel corso delle festività natalizie dell'8, del 25, del 26 dicembre, del 1 e 6 gennaio. Per il segretario generale della Fisascat, Pierangelo Raineri, intervistato da Radio Vaticana sul tema del lavoro domenicale e festivo, la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali non ha sortito l'effetto sperato sugli aumenti di fatturato delle imprese, perché aggiunto non è cresciuto il reddito dei consumatori. Il PIL pro capite, ha sottolineato Raineri, è ancora inferiore rispetto ai livelli pre-crisi. Il sindacalista ha posto l'accento sul ruolo della concertazione tra enti locali e sindacati, al quale affidare la competenza sul calendario di aperture commerciali e della contrattazione decentrata per regolamentare una flessibilità contrattata e retribuita e la volontarietà della prestazione domenicale e festiva. CISL, il Consiglio Generale Confederale, ha eletto all'unanimità Ignazio Ganga, componente di segreteria confederale. Ganga, nuorese, classe 1961, ha ricoperto l'incarico di segretario generale della CISL Sardegna dopo aver militato per 30 anni nel sindacato, prima nella funzione pubblica per poi approdare nella CISL di Nuoro, fino a ricoprire incarichi di sempre maggiore responsabilità, culminati alla guida dell'Unione Regionale Sarda. Ad Ignazio Ganga i migliori auguri di buon lavoro da tutta la Fisascat. Appalti pulizia scuole, i sindacati di categoria Filcams, Fisascat e Will Trasporti, in una nota trasmessa al Presidente del Consiglio Gentiloni e ai Ministri dell'Istruzione, del Lavoro e delle Finanze, Fedeli, Poletti, Padoan, hanno sollecitato la convocazione urgente del tavolo previsto dalle intese governative siglate nel 2016, finalizzato ad individuare una soluzione di prospettiva alle problematiche sociali ed occupazionali dei 18.000 lavoratori ex LSU e dei cosiddetti appalti storici impiegati nei servizi di pulizia, ausiliariato e decoro nelle scuole italiane. La richiesta fa seguito all'approvazione degli emendamenti alla legge di bilancio 2018, che già destinava 288 milioni di euro per la prosecuzione dei servizi fino al 2019 sulla stabilizzazione dei 519 lavoratori della provincia di Palermo. Provvedimento che, pur valutato positivamente dalle tre sigle di categoria, è da estendere a tutta la platea dei 18.000 lavoratori che operano nell'ambito della convenzione Consip Scuole. Filcams, Fisascat e Will Trasporti hanno richiesto espressamente la convocazione dell'incontro in tempo utile per intervenire sulla manovra di bilancio 2018 e per recuperare la discriminazione inserita nel testo in approvazione al Senato. Ad Ecco i sindacati di categoria CGL, CISL e UIL hanno siglato con la direzione dell'Agenzia per il Lavoro l'ipotesi di accordo di rinnovo del contratto integrativo aziendale applicato ai 1.600 addetti. Sfere di applicazione, flessibilità e organizzazione del lavoro, sostegno alla genitorialità, formazione professionale e welfare, i punti cardine dell'intesa triennale valida dal 2018 al 2020. L'intesa ridefinisce inoltre il sistema premiante con l'introduzione di un correttivo legato al budget. I lavoratori potranno optare per la conversione del premio in beni e servizi di pubblica utilità. Un confronto lungo e complesso, conclusosi positivamente, che determina un deciso cambio di approccio relazionale per un'azienda matura e rafforza l'importanza delle relazioni sindacali, ha dichiarato il funzionario della Fisascat Dario Campeotto.
Carlson Wagon Lit Travel Italia c'è intesa sulla flessibilità contrattata e sul lavoro agile tra i sindacati di categoria Filcams, Fisascat, Wiltux, il coordinamento delle rappresentanze sindacali e la direzione societaria del gruppo multinazionale del Travel Company Service, presente in 150 paesi del mondo con 18.000 dipendenti, di cui 750 in Italia. Organizzazione dell'orario di lavoro in modalità multiperiodale, part-time misto su base volontaria, compatibile con l'organizzazione aziendale, con i picchi di lavoro in alcuni periodi dell'anno e con il livello di qualità del servizio e punti cardine dell'intesa, sperimentale per 12 mesi, sulla flessibilità operativa regolamentata e volontaria, finalizzata anche a raggiungere i livelli richiesti di competitività e conciliazione vita-lavoro, obiettivo anche dell'intesa sul lavoro agile. Nel merito delle intese si potrà lavorare in remoto in un luogo diverso dai locali aziendali un massimo di un giorno a settimana. Inoltre nei mesi di picco, fino a 45 ore di lavoro settimanali per ogni ora di lavoro aggiuntiva, saranno accumulati un'ora e 8 minuti di credito all'interno di un apposito conto individuale di recupero ore, precedenza alle lavoratrici madri con figli di età inferiore agli 8 anni e ai lavoratori con comprovate esigenze di assistenza familiare o che matureranno il diritto alla pensione entro i successivi 4 anni, soddisfazione in casa Fisascat, conciliazione vita-lavoro ma anche accrescimento della competitività aziendale al centro delle intese raggiunte con la multinazionale del Travel Service, ha dichiarato la funzionaria sindacale della categoria Elena Maria Vanelli. L'adesione volontaria alle previsioni negoziali, ha concluso la sindacalista, risponde in pieno alla tipologia di flessibilità contrattata capace di sostenere imprese e lavoratori. In Trentino la Fisascat e la Filcams regionali hanno promosso la mobilitazione delle 26 lavoratrici addette ai servizi di pulizia nelle case di riposo della Valle del Chiese alle dipendenze della cooperativa Copura dal 1 dicembre, subentrata alle due cooperative locali, Lavori in Corso e Ascop. Alla base della protesta il taglio del 33% delle ore lavorate, legittimato dall'APAC. Nella gara non era prevista alcuna garanzia in merito al minimo delle ore di lavoro, hanno stigmatizzato le due sigle in una nota congiunta, sottolineando le ripercussioni del taglio sulle retribuzioni, passate da 750 euro mensili a 460 euro. A complicare l'avvertenza, la poca disponibilità della ditta appaltatrice a trovare una intesa sull'organizzazione del lavoro. In Lombardia, a Brescia, sono 4 le tappe della mobilitazione indetta dai sindacati di categoria Filcams, CGL, Fisascat, CISL e Wiltux contro le aperture commerciali durante le festività natalizie. Il centro commerciale Leone di Lonato, il Freccia Rossa a Brescia, il Franciacorta Outlet Village a Rodengo, Saiano ed Elnos a Roncadelle hanno ospitato la protesta sindacale organizzata con presidi e volantinaggi all'esterno dei poli commerciali. Nessun aumento di fatturato è ascrivibile negli anni della crisi e la liberalizzazione degli orari di apertura, ha dichiarato il segretario generale della Fisascat Brescia Walter Chiocci. Il sindacalista ha espresso perplessità anche sulla concorrenza sleale generata dal provvedimento normativo, considerato che, ha dichiarato, a fronte delle aperture si fanno anche i conti con le chiusure nella grande distribuzione organizzata. In Liguria i sindacati regionali di categoria Filcams, Fisascat e Wiltux hanno siglato con Conf Professioni Liguria il primo contratto integrativo regionale per i lavoratori degli studi professionali, dove sono occupati più di 6.000 addetti alle dipendenze degli oltre 2.800 studi presenti nella regione. Relazioni sindacali, organizzazione e mercato del lavoro, premio di produttività e welfare aziendale, lavoro agile, formazione professionale, salute e sicurezza, i principali capitoli del nuovo integrativo, che interviene anche sull'istituzione di un organismo paritetico regionale e sull'apertura dello sportello regionale Bipro. Un risultato positivo, ha dichiarato il segretario generale della Fisascat Liguria, Silvia Michela Avanzino. Ottime relazioni sindacali hanno consentito di raggiungere un'intesa capace di dare risposte certe ai lavoratori, anche attraverso il sistema della bilateralità di settore, ha concluso la sindacalista. A Genova ha sortito gli effetti auspicati la mobilitazione indetta a livello territoriale dai sindacati di categoria Filcams e Fisascat contro la chiusura del punto vendita La Rinascente, comunicata dalla direzione aziendale entro il mese di ottobre 2018. Il governatore della regione Toti ha convocato per il prossimo 15 dicembre un incontro con la direzione societaria e le due categorie in presenza del sindaco di Genova, finalizzato ad individuare un'ubicazione più attrattiva del punto vendita dove sono attualmente occupati 59 dipendenti e altrettanti addetti dei corner e dei servizi. A Sanremo la Fisascat Imperia Savona ha indetto lo stato di agitazione dei 270 lavoratori del casinò municipale alla base della mobilitazione, hanno spiegato il segretario generale della categoria Massimiliano Scialanca e il segretario SAS Marilena Semeria. La stagnazione delle attività sindacali e la mancanza di strategie aziendali volte alla crescita della produttività della casa da gioco. La categoria cislina ha sollecitato l'avvio del negoziato, tra i temi sul tavolo il necessario riavvio della commissione paritetica, il capitolo della formazione professionale.
In Puglia, a Foggia, la Fisascat ha proclamato lo stato di agitazione dei 20 lavoratori della cooperativa Carmine, consorziata con la Re Manfredi, addetti ai servizi di assistenza alla casa di riposo Annarizzi di Manfredonia, senza stipendio da circa 9 mesi. Finora è rimasta inascoltata la nostra protesta, tesa anche a sensibilizzare le parti politiche ed istituzionali sulla grave situazione che interessa i lavoratori, ha stigmatizzato Leonardo Piacquaddio, segretario generale della categoria cislina. La Fisascat ha sollecitato formalmente le parti a riattivare il tavolo volto a definire una soluzione definitiva sulle retribuzioni pregresse. Se non si otterrà riscontro, ha concluso il sindacalista, ci attiveremo per un tentativo di conciliazione presso la prefettura di Foggia. È possibile consultare il TG Lab anche sui canali social YouTube, Twitter e Facebook. Il TG Lab vi dà appuntamento alla prossima settimana. Sei un lavoratore stagionale del turismo? Se hai perso il lavoro o sei nello stato di disoccupazione involontaria e puoi far valere negli ultimi 4 anni almeno 13 settimane di contribuzione e 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi, hai diritto alla NASPI, la nuova assicurazione sociale per l'impiego in vigore dal 1 maggio 2015. Il termine per la presentazione è di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro o del periodo di maternità o di malattia e infortunio, qualora questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato. La Fisascat CISL ti aspetta in tutta Italia per aiutarti a compilare e presentare in modo veloce e semplice la tua domanda di disoccupazione. All'indirizzo www.fisascat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel commercio, turismo e servizi.